Benvenuti in questo terzo incontro, questo terzo podcast che oggi dedichiamo alla definizione dello yoga. Lo yoga non è solo delle pratiche fisiche che certi pensano essere ginniche. Lo yoga significa unità, il contrario di separazione. E troviamo la sua definizione nelle grandi scritture dell'India, queste Vedanta, le scritture vediche, dove vediamo Yoga Sutra di Patanjali, capiremo più avanti di cosa si tratta, questi sutra, queste scritture molto corti, e anche la Bhagavad Gita e il Mahabharata. Nel Yoga Sutra di Patanjali, che è dato di più o meno 3.000 anni fa, lo yoga viene definito come Yoga Citta Vritti Nirodha in sanscrito. Significa lo yoga è la cessazione del processo di identificazione con le fluttuazioni emotive che emergono nella coscienza. Lo yoga non consiste in andare più possibilità alla mente di identificarsi con le fluttuazioni emotive che emergono in se stessa. Questi vritti sono l'agitazione mentale, un po' la scimmia che si agita e che impedisce all'uomo di poter vedere la realtà che lo circonda. Dall'altra parte, più avanti, nel Yoga Sutra di Patanjali, si viene data una soluzione per poter affrontare questi vritti. Si propongono otto rami, si chiama l'Ashtanga Yoga. Ashtanga significa otto rami, otto braccia, se vogliamo dire. Primo ramo si chiama Yama, le astensioni, regole etiche e psicoigieniche, le cose da non fare. Poi ci sono i Niyama, le cinque osservanze, discipline corporali e psichiche, le cose da fare per poter portare a un'evoluzione. Contrariamente si propone di fare il terzo ramo, che si chiama le asana. Le asana sono definite come stira, sukham, asanam, quindi la posizione deve essere stabile, piacevole e può durare a lungo tempo. Asana significa siediti. Poter sederti deve ovviamente avere un corpo che ti permette di sederti a lungo e quindi essere flessibile, potente, controllato. Contemporaneamente a queste asana è opportuno fare anche il pranayama. Pranayama, prana è l'energia vitale, il chi per i cinesi, e ayama è l'espansione, che è l'espansione dell'energia vitale, l'energia della coscienza che si condensa in energia che se stessa si condensa in materia. Il pranayama è il controllo della vita tramite tecniche di respiro profonde. Sono tante tecniche di pranayama che vengono praticate nel campo del yoga fisico. Poi si arriva al quinto punto, pratyahara, il controllo dei sensi, la vista, l'udito, l'olfatto, il tatto, la recezione della, e la mente, il fatto di poter spegnere e controllare questi sensi. Non è facile, sono delle tecniche che portano a questo. Continuando si va verso Dharana, la concentrazione, il potere di concentrarsi su un punto specifico. Molto utile anche nel lavoro, quindi chi pratica yoga molto spesso si perde meno in chiacchiere inutili e si disperde meno, è più concentrato quando lavora, lavoro, quando si riposa, si riposa. Molto spesso non perde più tempo a stare in ufficio a fare cose inutili. Quando lavora, lavora e lavora velocemente. Dhyana è la meditazione. Questa meditazione può essere su un punto di concentrazione o senza punti di concentrazione. Poi, ottavo punto, quello più importante, samadhi, il contatto con l'unione, il fatto dell'esperienza dell'unione con tutto quello che ci circonda. Quindi, otto rami e controllo dell'agitazione emotiva che si trova nella mente. Meditiamo su questo punto, proviamo di trovare esperienze nella nostra vita e cominciamo a praticare la pratica Hong Song, quindi essendo seduti in modo stabile, senza dolore, e poter rimanere a lungo tempo senza creare agitazione. Proviamo a già avere una seduta eretta, con la schiena concava, spalle indietro, petto fuori, nuca allungata, mento basso. Lo sguardo al kutasha, il terzo occhio.
concentrandosi immediatamente su il mantra Hong nell'inspiro, So nell'espiro. Hong significa sono, So significa questo, sono questo, sono tutto quello che mi circonda e questo è me. Questo è yoga, unione. Concentrarsi sul kutash del terzo occhio, come se fossimo seduti al cinema in prima fila a guardare lo schermo del kutash sopra di noi, osserviamo l'energia che sale come una colonna di mercurio sopra di noi, Hong, e che scende So. Allungare ed eguagliare i tempi di inspiro e di espiro. E questa energia sale e scende in funzione del mantra che cantiamo, oppure il mantra che segue questa energia che fa ruotare i pianeti intorno ai loro soli, i loro soli intorno al centro delle galassie, le galassie interne intorno al centro dell'universo, gli elettroni intorno al loro nucleo, il giro delle ore, il passare delle stagioni, delle vite, delle nascite e delle morti. Tutto il ciclo della vita, le onde che salgono nella risacca e che scendono verso il mare, salendo sul Benasciuga Hong, scendendo So Hong So, continuando ad avere l'attenzione su questo mantra Hong So. Continuando la nostra meditazione, continuando questa tecnica per una decina di minuti. Poi abbandoneremo questa tecnica per solo ascoltare il suono Om sotto ogni suono nella nostra testa ed osservare la luce nel terzo occhio. Continua a fare Hong, So. La vibrazione cosmica Om si pronuncia A-U-M, tutto quello che viene creato, mantenuto e distrutto in ogni punto dell'universo ad ogni momento. Om sono, so questo. Ed osserva nel terzo occhio un aspetto di questa energia, sotto forma luminosa, colorato o non colorato, con forma o senza forma, e il suo aspetto sonoro, questa vibrazione permanente che ascolto sotto ogni suono, questo spettro elettromagnetico che pervade l'universo, che pervade il mio proprio corpo, che mi sostiene, la fonte, il supporto, la sostanza di tutto quello che è, che mi sostiene, che sostiene il pianeta, che sostiene la nostra galassia, questi migliaia di punti, di threads, di fili invisibili che sostengono ogni atomo del nostro corpo, nell'etere, osservando la densità dello spazio. Hong, So, dal primo secondo dopo il Big Bang, dove dal campo di coscienza in manifesta, un universo entra in manifestazione generando tramite la frizione Om tempo, spazio, particelle cosmiche. Om inspiro, So espiro.
Lentamente cominci a riprendere consapevolezza del tuo corpo, seduto in questa posizione di meditazione, e cominci a pensare lentamente a staccarti dall'osservazione di questo suono, di questa luce, di questo mantra. E quando sei pronto, pronta, lentamente, gentilmente, apri gli occhi. Namaste, il divino in me si inchina davanti al divino che vive attraverso di te, in te.